Racconti con l'ambiente 2024, continuano le nostre interviste e oggi siamo in compagnia di Simonetta Tunesi, chimica ambientale che si occupa di consulenza strategica ambientale e che oggi è con noi però in veste di scrittrice. Buongiorno Simonetta. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Allora, oggi parliamo del tuo ultimo libro che si intitola Il futuro sta nei limiti, gli ecosistemi ci insegnano come fare. Ovviamente già il titolo racconta un po' di quello che troveremo dentro, però anticipiamo che non è il solito saggio ambientalista e anzi ha una visione che esce un po' dai luoghi comuni e dai soliti schemi. E, ad esempio rispetto al tema delle energie rinnovabili. Ci anticipi qualche cosa? Grazie, sì. Sì, in effetti questo è un libro che io chiamo di ecologia civile. Non è un libro, per chi ha letto o sfogliato anche solo i miei libri precedenti, erano dedicati alle bonifiche e ai rifiuti e avevano un taglio molto più tecnico. Questo invece è proprio un libro in cui io riassumo le cose che penso da circa 40 anni, da quando un po' di più ho cominciato a occuparmi di ambiente. E quindi è giusto quello che tu hai detto, non è, diciamo, il lettore non si aspetti di trovare le solite cose sulle transizioni energetiche, diciamo un po' la ricetta classica che io chiamo dell'Unione Europea, poi dell'Unione Europea di un paio d'anni fa, perché ultimamente l'Unione Europea ha preso una svolta un po' diversa. E molto spesso si scambia appunto le direttive europee per una politica ambientale, una visione, e io non seguo affatto questo approccio. E guardo molto più in faccia la realtà, e cerco di combattere ogni forma ideologica, passatemi questo termine. La critica principale ce l'ho con l'ideologia della crescita del PIL, poi semmai su questo ci torniamo, però anche l'ideologia delle soluzioni, le transizioni, transizione energetica, transizione agrochimica, e non credo che la somma di queste transizioni possa portare a quello che ci serve, cioè a un mondo veramente diverso. Per affrontare le crisi esistenziali che stiamo affrontando, non credo che un approccio tecnicistico o un po' semplificato, cioè che non vede la realtà delle difficoltà che abbiamo, non sia utile. Quindi diciamo che dopo questa introduzione mi verrebbe da chiedere se quindi il libro suggerisce proprio delle soluzioni pratiche, una sorta di programma civile, politico? Sì, è proprio questo. Diciamo, io chiedo un cambio di paradigma. Tutto il libro porta il lettore, passo dopo passo, a capire una fondamentale differenza che è descritta anche, facciamo vedere, è descritta anche in copertina, cioè la differenza fra il funzionamento degli ecosistemi e il funzionamento del sistema socio-economico dominante. Io questo lo faccio mettendo ripetutamente, proprio perché è un saggio divulgativo, non è di ricerca, a confronto le due curve, la curva di stabilizzazione a cui arriva il funzionamento degli ecosistemi e tutte le curve esponenziali che caratterizzano il sistema socio-economico dominante. Dal confronto fra queste due curve ne deriva, secondo me, appunto non l'esigenza di sommare tante transizioni che rimangono all'interno del paradigma della crescita, ma invece proprio di sfidare la nostra intelligenza alla definizione di un cambio di paradigma. Come si ottiene questo cambio di paradigma? La mia idea, diciamo, che è innovativa rispetto a qualunque cosa sia stata presentata finora, è quella di imitare gli ecosistemi. Preciso, non imitare la natura,
L'altro giorno ho presentato il libro e dicevano imitare la natura. No, tante persone, tante tecniche imitano già la natura e lo fanno benissimo, no? Quelle che vengono chiamate nature-based solution, le soluzioni basate sulla natura, i parchi, la fitodepurazione, oppure la biomimicry, cioè imitare tecnologicamente la meravigliosa capacità della natura. No, qui si parla proprio di imitare gli ecosistemi. Allora, Il senza fare fatto che essi spoiler, abbiano dei limiti, suppongo. come? E il fatto che essi abbiano dei limiti, Esatto, ovvero più non che si basano abbiano dei sulla limiti, nostra si diano dei limiti, cioè riconoscendo ciò che hanno attorno, cioè una foresta boreale avrà una certa temperatura bassa, la foresta tropicale ha più acqua, una temperatura calda. C'è chi nasce in un suolo ricco di sostanza organica e avrà un certo tipo di vegetazione, chi invece è nella savana con altri tipi di suoli. Quindi gli ecosistemi riconoscono i limiti della realtà, perché questo è un libro che richiama costantemente alla realtà della Terra, del sistema Terra, e quindi, come dicevi tu, si danno dei limiti, cioè non crescono all'infinito, che è invece la convinzione assurda della maggior parte degli economisti. Proprio 2 o 3 giorni fa è uscito un articolo sul Washington Post, un articolo degli editorialisti, cioè tutto l'editorial board, che ha fatto un panegirico della crescita. È un articolo che invito a leggere, bisogna insomma tutto fare, però almeno un articolo del Washington Post lo lascia leggere, perché è un articolo molto grezzo, molto forte, e quindi forse fa capire anche che magari chi mette in discussione la crescita li ha un po' spaventati, perché per scrivere un articolo così forte a favore della crescita e con toni così semplicistici, ci ha fatto riflettere, diciamo, a noi lettori. Se ho capito Quindi, bene, in pratica, mentre adesso si tende un po' a cercare di educare le persone a ridurre i consumi, a limitarsi, e quindi diciamo in questo modo forse possiamo somigliare a un ecosistema, dall'altro lato abbiamo chi invece teme molto questa visione perché va in antitesi col capitalismo e quindi con quello su cui si regge attualmente il sistema mondiale sostanzialmente. esatto. Si regge e soprattutto io sostengo crede di reggersi, cioè è proprio un'ideologia. Si dice sempre: ah, se non c'è la crescita non avremo i soldi per fare il welfare, lo stato sociale. In realtà lo stato sociale non lo fanno lo stesso, cioè chiunque stia provando a usare il sistema sanitario nazionale in Italia capirà cosa dico. E per di più, non, quindi non è vero, cioè noi abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di soldi da fare ricircolare per proteggere l'ambiente, ridurre le diseguaglianze. Io nel libro parlo molto delle diseguaglianze sociali, ma questo non si fa con la crescita, si fa, e io qua adotto delle soluzioni di altri, di famosi economisti. In una frase molto semplice, bisogna far pagare le tasse ai ricchi, bisogna far pagare le tasse alle multinazionali che evadono con 1.000 scappatoie e bisogna far pagare le tasse e proprio bisogna intervenire, come dicevi tu, a ridurre il lusso. Cioè, bisogna. Una cosa che gli ecosistemi ci insegnano, ce ne sono tante, e nel libro cerco di rilevarle, è il meccanismo di retroazione, cioè se i lupi crescono troppo, mangiano troppi conigli, i conigli muoiono, i lupi muoiono di fame e tutti tornano a calare. Questo è il meccanismo di retroazione. Io faccio un'azione che si riverbera su di te, che si riverbera anche su di me. E noi nel nostro sistema economico questo meccanismo non lo attuiamo. L'unico modo per attuarlo sono delle leggi. Cioè, siccome noi siamo fuori dal funzionamento naturale, per
assumere un comportamento simile a quello degli ecosistemi, in cui il meccanismo di retroazione, il cosiddetto feedback, a chi piace parlare in inglese, è essenziale, noi dobbiamo introdurlo per legge, quindi dei limiti ai consumi, dei limiti ai consumi di risorse, come si fa per i limiti alle emissioni, mentre non si fa per i consumi. Perché si pensa che limitando l'inquinamento poi qualcosa cambi, ma non è così. Cioè, se io non vado alle origini, quindi a modificare quello che produco e come consumo, non avrò il cambiamento. Quindi diciamo che sarebbe auspicabile una moderazione dei consumi in modo tale che poi comportamenti virtuosi, come ad esempio l'utilizzo delle energie rinnovabili, andassero effettivamente a creare un impatto positivo, anziché andare ad alimentare un sistema che continua, diciamo, a far crescere sempre più i consumi, perché in questo modo non ne otterremmo il beneficio. Assolutamente, assolutamente. Infatti, la cosa che spaventa è che aumenta sempre ed esponenzialmente, anche qui dovremmo riflettere, aumenta esponenzialmente la produzione di energia da energie rinnovabili, ma la percentuale cala perché aumenta talmente tanto anche il consumo di carbone e di petrolio, di gas naturale, che la percentuale, anche se aumenta la produzione, il consumo di energia totale è ancora più alto, quindi in realtà la percentuale di rinnovabili cala. E se pensiamo al paese più popoloso del mondo, l'India, che la scelta principale la sta facendo ancora sul carbone, cioè capiamo che il modello economico che noi abbiamo, che è stato imposto, noi non c'entriamo niente, ma che è stato imposto appunto alle nazioni in via di sviluppo, pone dei grossi vincoli sul futuro. Perché se l'India farà quello che abbiamo fatto esattamente noi, cioè un frigo, due frigo, una macchina, due macchine, il SUV e tutto quanto, e noi non siamo stati in grado, se non appunto di dire riduciamo, facciamo il mercato della CO2, non siamo stati in grado di proporre un modello, di attuare un modello diverso, loro perché mai dovrebbero farlo? Quindi io vedo il futuro del clima, non lo vedo molto positivamente. Ma quindi diciamo è un problema culturale e di educazione, cioè nel senso che le persone spesso si sentono un po' impotenti e dicono ma cosa possiamo fare noi? Quindi diciamo da che parte si incomincia ad affrontare il problema? Secondo me si deve incominciare da tutte le parti, perché il problema, è un problema complesso e quindi come tutti i problemi complessi non ha una soluzione semplice, il mondo è complesso, no? E quindi ciò che si deve fare è proprio contemporaneamente chiedere ai decisori politici di modificare le proprie scelte e modificare i nostri comportamenti individuali. Quindi io tempo fa avrei posto più l'attenzione forse solo sulle politiche pubbliche, mentre adesso lo pongo anche sui nostri comportamenti individuali. Se noi effettivamente cominciamo a smettere di mangiare carne, a smettere di usare l'auto, cioè si crea una domanda alla quale i decisori devono rispondere. Beh, poi ci Quindi, dovrebbe essere una coerenza generale, nel senso che se io esatto, chiedo e agli amministratori di fare certe scelte, in teoria questo dovrebbe andare di pari passo col fatto che io ho una sensibilità allineata con le mie richieste. assolutamente. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che noi dobbiamo ridurre i nostri consumi individuali. Abbiamo visto per esempio dati recenti che nel tessile una quantità enorme, attorno al 10% del prodotto viene bruciato, buttato via, proprio nemmeno venduto, no? Ma nemmeno mandato a recupero, proprio una follia. Ma l'altro discorso è, io ogni tanto ho delle frasi un po' che cerco di essere provocatoria nel libro, una di queste è: nessuna persona, per quanto motivata, riesce ad andare in bicicletta in autostrada. Cioè, il problema è
sono le infrastrutture che ci vengono messe a disposizione. E queste scelte, cioè io posso andare a lavorare in autobus se l'autobus c'è. Se l'autobus non c'è, come in molte città italiane, arriva ogni mezz'ora ed è strapieno, non si può dire la gente non vuole andare in autobus. E in questo senso il peso delle scelte infrastrutturali del pubblico è molto più rapida l'effetto di queste scelte di 10.000 persone che smettono di mangiare carne tutti i giorni e la mangiano magari 2 volte al mese, no? Cioè, è veramente, c'è un po' una sproporzione, e c'è anche una sproporzione nel senso che se io decido di non mangiare carne, ma il mio comune mi dice, guarda, nelle mense del comune io sto riducendo, sto facendo una dieta in modo che anche i bambini possano contribuire a questa cosa, allora io lo faccio più volentieri. Quindi entrambi devono agire, ma il peso della modifica politica e infrastrutturale per me rimane più alto e ovviamente richiede più investimenti ed è lì che bisogna cominciare a pensare e io su questo, come tanti, io metto insieme proposte fatte da moltissimi attivisti, questo ci tengo a dirlo, cioè c'è tanta, tanta gente accademica che sta in mezzo alle persone, cooperazione internazionale, che ragiona su questo. Il problema è che non diventa cambiamento, cioè c'è tutto un mondo pronto che non riesce a essere, non gli viene mai detto via, no? Io credo Questo. che il tema degli esempi e soprattutto anche la sensazione di far parte di un movimento che non è, diciamo, osteggiato, ma anzi che fa parte di tutta la società civile e politica, credo che sia un grande stimolo per le persone. Quindi a partire dal tuo libro e in generale, ogni volta che si vede la possibilità di fare qualcosa di concreto e quando questa concretezza la si vede anche da parte di chi dovrebbe dare un esempio e plasmare la società, credo che sia fondamentale per motivare le Sì, persone. sono molto d'accordo, molto d'accordo. Quindi, insomma, io spero che il tuo libro abbia grande diffusione perché ce n'è veramente tanto bisogno e ti chiedo di magari farci un'ultima riflessione con la quale vogliamo chiudere l'intervista. Faccio una riflessione molto semplice, cioè vorrei dire che questo libro è abbastanza facile da leggere. Io l'ho scritto proprio come un impegno politico, come evidenziavi tu all'inizio, però ho pensato veramente a facilitare il lettore. La grafica è pensata al massimo per facilitare e questo è il messaggio che vorrei dare. Non è un messaggio di comprate il libro, però non abbiate paura a leggerlo, ecco, è questo che ci terrei a dire. Bellissimo, va bene, grazie mille, allora ancora tanti auguri per il successo di questo libro e ci Grazie. vediamo presto per discutere ancora di temi così interessanti e Speriamo. importanti. Grazie Simonetta. Grazie, grazie, arrivederci a tutti.